danza per la coppia è un punto di arrivo, ma è anche un punto di transizione e un punto di partenza. Nella vita di coppia, le due persone che si amano e vogliono fare un figlio assieme, naturalmente la vita sessuale è parte integrante di questa relazione. Allora la domanda è, in gravidanza, in questa fase di transizione, si possono avere rapporti se si desidera? La risposta è sì. Non ci sono controindicazioni ad avere rapporti sessuali in gravidanza, neppure sino al termine. La raccomandazione invece è quella, soprattutto per il compagno, per il partner maschile, di considerare molto quello che è l'atteggiamento e il desiderio della compagna, quindi di evitare, come dire, delle condizioni che in qualche modo forzino il rapporto, perché questo vuol dire incominciare una fase di transizione verso l'avere poi un figlio con tutte le piccole e grandi complicanze che comporta nel modo sbagliato. Quindi si possono avere rapporti, la raccomandazione al partner maschile, all'uomo, è di tenere molto in conto il sentimento, il desiderio e quanto la vostra compagna vorrà condividere con voi dal punto di vista sessuale.